La plagiocefalia si forma perché il bambino, quando è supino, mantiene la testa ruotata sempre dallo stesso lato e il cranio si appetterà maggiormente dove appoggia. La plagiocefalia è più facilmente visibile da un'osservazione della testa dall'alto, quindi superiormente, dove si nota che il suo profilo posteriore non è uniforme ma è un poco obliquo. Questo perché il lato della testa che rimane maggiormente a contatto tende ad appiattirsi. Se la plagiocefalia peggiora e aumenta di grado, la testa si deforma completamente, assumendo quella che è visivamente il profilo di una sorta di parallelepipedo. La forma plagiocefalica sarà quindi visibile anche sui lati della testa e sulla fronte, che risulterà avere un lato più avanzato dell'altro. A differenza della brachicefalia, che si forma solo perché il bambino è rimasto troppo tempo supino, la plagiocefalia si forma soprattutto perché il bambino, quando è supino, mantiene la testa ruotata sempre dallo stesso lato. A differenza di un bambino che riesce a ruotare liberamente la testa da un lato all'altro e alterna metà del tempo da un lato e metà dall'altro, il bambino con plagiocefalia, essendo costretto a mantenere la testa ruotata sempre dallo stesso lato, è come se vi passasse il doppio del tempo.